Cari amici, bentrovati. Io sono Francesco Andriani e questo è lo spazio riservato alle recensioni informali di Pop Culture. Oggi io e lo Scrondo vi parleremo di Aguas Negras, 14° numero della collana Tex di romanzi e fumetti, che propone in edicola un formato alla francese, guardate che meraviglia, di 22,5 x 30 cm. Questi splendidi cartonati di 50 pagine, pagina più, pagina meno, tutti a colori, stampati su carta semipatinata al prezzo di 9,90 euro. Aguas Negras è uscito il 17 febbraio ed è stato sceneggiato e illustrato da un duo d'eccezione. Due veterani di Casa Bonelli, ovvero Pasquale Ruiu e Giampiero Casertano. Prima di proseguire con la recensione, voglio ricordarvi che nella playlist Le Live di Pop Culture potete recuperare tutte le nostre interviste. Vi invito anche a seguire le nostre live ogni mercoledì alle 21:30 sulla nostra pagina Facebook Pop Culture, tutte le anime della cultura pop, in contemporanea sul nostro canale YouTube o su Twitch per chi lo preferisse. Vi lascio il link dei nostri canali social in descrizione e ora partiamo con la recensione. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with the Big Bang. Bene, bene, bene. Due notizie per i novizi che, come me, poco sanno delle iniziative editoriali legate all'Aquila della Notte. La collana Tex Romanzi a Fumetti ha esordito il 17 febbraio del 2015 ed è stato un esordio esplosivo intitolato L'eroe e la leggenda, firmato da Paolo Eleuteri Serpieri e che ha dato il via ad una serie di pubblicazioni semestrali, le quali hanno visto avvicendarsi ai testi e disegni grandi nomi del panorama fumettistico internazionale ed italiano, come Mario Alberti, Mauro Boselli, Gianfranco Manfredi, Corrado Mastrantuono, Enrico Breccia e Giorgio Giusfredi. Questa è senz'altro una collana destinata, oltre che a tutti i fan di Tex, a chi ama il fumetto d'autore e desidera cimentarsi con un Tex Willer che non rinnega i canoni classici del personaggio e del genere fumettistico al quale appartiene, ma li narra con un taglio più autoriale. Aguas Negras racconta la storia dei soprusi di Vicente Samargo, spietato proprietario terriero che non si fa scrupoli a deviare il corso di un fiume, lasciando chi coltiva quelle terre in preda alla siccità. Narra della ribellione di un gruppo di campesinos affogata in una sanguinosa repressione, alla quale scampa miracolosamente Felipe, il leader della rivolta. Questa vicenda amara, ma anche molto attuale, parla di speranze che annegano nella disperazione, di amicizie tradite e di come spesso la strada per l'inferno sia lastricata di buone intenzioni. Tex e Kit Carson vengono coinvolti quasi per caso in questa disavventura, ma non si potranno sottrarre al loro dovere di fronte a un sanguinoso massacro che grida vendetta. In buona sostanza, uno dei più classici racconti western, sapientemente orchestrato da Pasquale Ruiu, che a mio parere mostra solo qualche incertezza nella parte finale, con personaggi ben costruiti, tenendo conto che si tratta di una storia di sole, si fa per dire, 48 pagine. Giganteggiano invece i disegni di Giampiero Casertano, alla seconda prova sulle storie di Aquila della Notte, dopo il Tex gigante pubblicato l'estate scorsa. Tavole meravigliose che traggono senz'altro beneficio dall'eccellente colorazione di Matteo Vattani. Questo volume è sbarcato in edicola un paio di mesi fa, ma sicuramente lo potete ancora acquistare dal vostro edicolante di fiducia. Per quale ragione vi consiglio di recuperarlo? Per la bellezza dei disegni di Giampiero Casertano, qui ne avete un esempio in copertina, per la storia imperfetta ma godibile e per la qualità della confezione della collana Tex Romanzi a Fumetti che porta in edicola eleganti cartonati a 9,90 euro. Bene, questa video recensione volge al termine. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale Pop Culture, tutte le anime della cultura pop.
o a venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook, dove nella sezione video potrete recuperare tutte le nostre interviste e potrete assistere e partecipare alle nostre dirette ogni mercoledì alle 21.30. Troverete il link in descrizione. Io e lo Scrondo vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Ciao!